Siamo con Garofalo, questa sconfitta per 2-1, ne hai viste tante, cosa dici, una sconfitta meritata o meritavate qualcosa di più? Allora, una sconfitta che ci sta, tanto noi la stagione, se tutto andrà come deve andare, la dovremo giocare negli ultimi 90-180 minuti, nei playoff. Oggi abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che ci siamo, abbiamo reso la vita difficile a chi molto probabilmente vincerà il campionato, peraltro con merito, e questo mi fa essere speranzoso per quello che sarà il nostro proseguo. Detto questo, voglio fare complimenti a noi, ai miei compagni, ai nostri allenatori, perché comunque sia un gruppo nuovo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto da inizio dell'anno ad ora, siamo comunque ancora qua a giocarcela fino alla fine, quindi niente da dire, complimenti a loro e complimenti anche a noi, nonostante i 0 punti in classifica. 180 minuti dal termine del campionato, poi incomincerà la storia dei playoff. Ci hai pensato che in finale potreste anche riscontrarvi contro l'Atletica Argentina? Sarebbe veramente una partita incredibile. Se così fosse, speriamo che mandino un arbitro di riserva, così se viene il primo c'è il secondo, dai. Grazie. La prendo a ridere, perché purtroppo è un episodio che brucia ancora, perché poi alla fine c'è stato recupero, l'hanno vinto loro, sarebbe stata una partita invece che 99-100 avremmo vinto noi, quindi ci sono questi 6 punti che ballano e noi ci sono rimasti proprio qua tutto il campionato. Però ormai è andata, quindi va bene così. Se saremo bravi ad arrivare in finale, dovremo affrontare l'Argentina, affronteremo l'Argentina, poi vinca il migliore. Ok, Sassolino, te lo sei levato dalla scarpa, va bene così. No? Ciao, ciao, grazie, grazie.